questo nuovo video. Oggi siamo a Stintino e vi volevamo parlare di attualità, di un fatto che sta facendo discutere, ovvero la demolizione della strada della Pelosa, una delle spiagge più belle d'Europa, se non la spiaggia più bella d'Europa. L'idea è di demolire la strada asfaltata e di costruire una strada in legno sopraelevata in modo tale da far ricrescere le dune che c'erano un tempo. Ma poniamoci una domanda: può essere utile questa soluzione? Può essere utile spendere così tanti soldi? Ma guarda, perché poi se le dune crescono troppo e poi magari devono rifare la strada così, non sarebbe stato molto utile. Perché comunque tu stai dicendo che la strada potrebbe essere sommersa dalle dune? Può essere. Si pensa anche di fare dei grandi parcheggi, per esempio qui a fianco, e di portare le persone con delle navette. Però quindi diventerà una strada di nuovo, perché ci passeranno le navette molto spesso e le navette andranno pagate. In termini monetari, cioè, si pensa di spendere almeno 5 milioni di euro. Può essere una cosa veramente utile. Adesso ci spostiamo, andiamo a vedere sul luogo e faremo qualche piccola intervista. Pensate voi della proposta di demolire la strada della Pelosa? Penso che quello non sia un problema, quello è un finto problema. Bisogna evitare che la Pelosa sia assaltata ogni giorno da migliaia e migliaia e migliaia di persone. Bisogna ridurre il numero delle persone che andranno a calpestare quel paradiso. L'amministrazione comunale dovrebbe tener conto di questo fattore, che è sicuramente è molto negativo, e intervenire. Eccoci qui, adesso ci dirigiamo verso la strada. A dopo. Da qui iniziavano le dune. Sopra di esse c'erano dei giunchi e questi giunchi ricordavano dei peli. Ecco perché la Pelosa si chiama così. Ma poniamoci una domanda: perché queste dune sono sparite? È veramente la strada il problema? Oppure sono sparite per fenomeni naturali?